Amici di Fece One, eccomi qui, sono dietro al bancone, perché in questo caso adesso c'ho queste due belle barman, anzi meglio dire bar lady, perché è femminile, bar lady, che mi preparano un bellissimo cocktail, buonissimo. Io preferisco il Negroni sbagliato. Lo sapevamo. Lui preferisce questo, è giusto uno a caso che mi piace. Il Negroni sbagliato che è fatto con cosa? Allora, sbagliato, facciamo prosecco, Campari bitter e martini. Ecco, sbagliato, sbagliato. Invece quello normale? Quello giusto, giusto, col gin. Col gin, e non prosecco, raccomando. Che però è più forte quello. Quello sbagliato è meno forte. Esatto. E io sono per le cose più leggere. Leggere, sì, uno, due. Massimo e basta. Invece Eleonora, lei invece l'altra barman, l'altra bar lady. Sono qui anche con Eleonora. Ele, tu procedi intanto. Qual è il cocktail più richiesto questa sera? Il mojito, mojito, mojito per tutta la vita. Anche l'inverno mojito? Sempre, sempre mojito. Sempre mojito, vabbè. A te invece qual è il cocktail che piace di più? Fragolosca. Fragolosca, wow. Senti, qual è il cocktail che a te invece piace di più? Il Moscow Mule, il mojito e lo spritz. Io li faccio, li bevo e vai ragazzi, bere sempre con la giusta prudenza, quello con moderazione, soprattutto se guidate, soprattutto ecco. Senti invece, qual è il cocktail che consigli di più questa sera qua? Questa sera qui va il gin tonic, il gin col Bombay, col Tanker. Loro qui vanno tantissimo, è un po' richiesto tutto. Infatti Eleonora diceva il mojito anche. Il mojito, sì, facciamo il mojito e il Moscow Mule, c'è un po' di tutto, il margarita, c'è tutto ragazzi, quello che volete, qui c'è tutto. Simpatia, c'abbiamo tutto, c'abbiamo il nostro ciccio, la qualità, quello che volete ragazzi. Grandissimo! Dove le trovate due barlette così? Dove le trovate? Cioè, ti fanno il cocktail e ti sorridono anche, fantastiche! Ragazze, questo è il mio cocktail. È quasi pronto? No, non è il tuo, è il mio. Come è il tuo? È il mio. Sex on fire. Better give me some space, cause I'm coming like a Jackson 5. All night long, I've been sipping on the rose, bottle of sky. Opportunity knocking, now I'm just trying to make it right. It's alright. You got that thing, body like a violin, happening from the island. Not a long thing, woman for tonight, say what, say come again. Know you like stains, but don't you wanna get away, feel that sunshine. You wanna go where the wind blows, let me take you for a little ride.
One, eccoci qui, è ancora a tempo di festa, ovviamente siamo in un locale che organizza sempre tante belle feste, tanti eventi, fa stare a suo agio le persone. Siamo al Bet Drink e Caffè, siamo a Guagnano, in questo caso sono con Francesco. Ciao Francesco, come stai? Buonasera a tutti, stiamo bene. Beh, devo dire che qui si respira sempre l'aria di festa, la gente viene, si diverte, sta sempre col sorriso. Sempre, sempre, è un locale giovanile, preferibilmente giovani ci sono, tutti ragazzi. Ricordiamo che siamo a Guagnano, sicuramente sì, ci saranno tanti eventi, giusto, che saranno organizzati. Ilaria, come stai? Io bene. Allora Ilaria, beh, diciamocela tutta quanta, tu sei la parte femminile del locale, giusto? Ecco, una donna, cosa direbbe di questo locale? È molto bello, qui ci si diverte e sono tutti giovani e anche noi. Ecco, perché la cosa bella è che anche quando i titolari, no, si divertono, quando partecipano alle serate e ovviamente fanno festa insieme agli amici, no? Certo, sì, facciamo festa insieme agli altri. Bet & Drink Café, ma parli un po' di questo locale. Niente, noi abbiamo la mattina alle 10 e diciamo che lavoriamo prettamente dal pomeriggio in poi, più un locale serale. E facciamo varie serate, anche tornei di burraco, un po' di tutto insomma, vari eventi. Perfetto, quindi insomma, se volete passare una serata e magari non sapete cosa fare, questo è un ottimo posto che fa per voi. Ma quindi si può anche bere un drink, si può stare anche senza serate in relax. Abbiamo una vasta gamma di aperitivi, frittini, cose varie, rosticceria, si può mangiare e bere tutto. Perché ricordiamo, Francesco, che praticamente questo qui ha due sale, quindi chi non volesse magari partecipare alla festa può stare anche tranquillamente in un'altra sala a rilassarsi e a godersi la serata. Certo, abbiamo la sala a parte. Ci abbiamo due carambole che possono passare la serata i giovani tranquillamente, ascoltando musica e bevendo, divertendosi. Perfetto ragazzi, insomma, se siete a Guagnano, mi raccomando, quando siete su questa strada di passaggio, che si chiama come la via? Via Provinciale. La via Provinciale, quindi la via insomma che divide in due praticamente Guagnano, bisogna passare solamente da qua, fermatevi, si chiama Bet & Drink Café e chiedete magari di Francesco e Ilaria. Ciao ragazzi, mi fate questo saluto agli amici di Fashion One? Ciao a tutti, grazie! Ciao a tutti, grazie!